tifosi. No, sicuramente l'emozione è grande, però come ho detto prima è a metà, perché noi ci tenevamo a pareggiarla per come si era messa la partita e quindi l'emozione a metà ancora non sto realizzando forse. Questa è la mia esperienza per grandi, diciamo che è iniziata bene, però la felicità è al 50%, diciamo. Senti, un bel gol, ci hai creduto su quella palla, ma soprattutto c'è stato un bel forcing finale da parte vostra. Sì, diciamo che secondo me abbiamo fatto un secondo tempo in crescita rispetto al primo e sicuramente il compito di chi entra è quello di dare qualcosina in più, di dare freschezza, magari anche noi giovani un po' di entusiasmo, di qualcosa in più. Quindi sì, diciamo che ci ho creduto e è andata bene. Con Raimondo, questa chiesa con lui. Ma Raimondo è un mio coetaneo, diciamo, abbiamo giocato da rivali in primavera, ora piano piano ci alleniamo insieme e vedremo quello che ci chiederà il mister. Senti, circondi un po' questi primi giorni a terra, primi giorni, una settimana a terra, come ti stai trovando, anche l'impatto stasera con i tifosi, lo stadio. No, mi sto trovando molto molto bene, i tifosi oggi veramente sono stati unici, ci hanno supportato dall'inizio alla fine e quindi per ora mi sto trovando molto bene. Beh, l'abbraccio alla fine, no? Solitamente quando si perde magari c'è sempre un po' di freddezza, un po' di amarezza, però invece mi sembra che è stata presa, accolta, brutto dirlo, ma è stata accolta positivamente la prestazione, non la sconfitta, ma la prestazione. Se siete stati 5 minuti sotto la curva nord e altrettanti sotto la curva est. Sì, io ti ricordo, il primo giorno che sono arrivato qui mi hanno detto che qui i tifosi chiedono semplicemente di dare tutto per la maglia, quindi evidentemente loro hanno visto questo, noi dobbiamo continuare a fare questo sperando che i risultati poi siano diversi, però questo è un aspetto che ho fatto bene a sottolineare perché non è scontato che comunque una curva dopo una sconfitta sia sempre lì a incitarti, a cantare per noi. C'è una gerarchia sulle punizioni oppure l'hai lasciata a Palera nel momento in cui non parla? No, diciamo che Pagara ha un po' più di esperienza di me, quindi se lui se l'è sentita in quel momento lì io non faccio questi tipi di problemi, lui in quel momento lì se l'è sentita e io l'ho lasciata, poi le prossime poi vedremo. Siamo specialisti sulla circolazione. Ma diciamo che se c'è bisogno li posso anche battere, gli anni passati non li battevo e non li battevo, ma un po' più la sensazione di quel momento.